Oggi Mazzara del Vallo ha riconosciuto un momento di grande importanza ad un uomo, anche lui vittima della mafia. Filippo Basile era un dirigente della nostra regione Sicilia. Qualcuno l'ha definito un uomo normale che faceva cose normali. Ecco, questi sono i grandi uomini. Uomini che continuano e hanno iniziato un percorso per trasformare questa nostra terra ben amata, ma soprattutto martoriata da eventi, e ha iniziato un lavoro di riforma, un lavoro innovativo che all'epoca era quasi non cercato né voluto. Uomini come Filippo Basile, come altri eroi, come le vittime della mafia, Falcone, Borsellino e così tanti altri, hanno dato la loro vita per portare avanti sani principi di buon governo, di buona amministrazione. Era un uomo che aveva finito di lavorare quel giorno, il lontano luglio del 1999. Stava andando a prendere i figli a scuola e un malavitoso ha deciso di farlo finire di vivere. Ma sicuramente il finire di vivere di Filippo Basile non è mai avvenuta, perché il suo ricordo e le attenzioni che questa città vanta e sta mostrando nei suoi confronti ritengo che siano momenti di grande vitalità e di grande riconoscimento. Alla moglie e ai figli va tutto il nostro ringraziamento per essere qui presenti, e perché queste cose che attualmente avvengono, questi riconoscimenti che avvengono, debbono servire a far parte della storia, a far parte della, non più della storia di ieri, ma della storia odierna, perché oggi, ricordando le cose di ieri, si può essere presenti attualmente e nel nostro futuro. È una giornata questa che ci vede insomma riuniti nel ricordo di Filippo Basile, è una giornata che comunque ci riporta un'attività che ripetiamo da qualche annetto a Mazzara, che ha appunto uno scopo del ricordo, ma è uno scopo anche di perpetuare la memoria di una persona che comunque ha dato molto e si è impegnata molto per la pubblica amministrazione e il rispetto delle regole. Quindi diciamo un contesto veramente ideale, anche questo dove ci troviamo, appunto un luogo che è stato dedicato alla formazione. Quindi un complesso di cose, di motivazioni che ci spingono a perpetuare in questo impegno annualmente, sia come associazione che come pubblici funzionari. Oggi è il 5 luglio del 2018, ricorre il 19° anniversario dell'uccisione di Filippo Basile, un collega della regione siciliana, per mano mafiosa. Il comune di Mazzara del Vallo da alcuni anni celebra in questa giornata particolare, per non dimenticare, la giornata della legalità. Oggi siamo qui in via Giotto e a Filippo è stata dedicata l'aula formativa del nostro comune, alla presenza della famiglia di Filippo, dei nostri dirigenti scolastici, di alcuni amministratori locali, dei nostri dirigenti, delle persone che in qualche maniera si occupano di migliorare la vita dei nostri cittadini. Per cui per noi questa è una giornata particolare di ricordo, di commozione, di memoria, ma soprattutto di battaglia. Anche il comune di Mazzara del Vallo, come ha fatto prima il comune di Siracusa, ha deciso di intitolare a Filippo Basile una nuova strada e l'aula formativa comunale, che è qui ubicata, in questo palazzo sequestrato alla mafia e che è diventato da diversi anni punto di riferimento per i servizi sociali, per il conforto a chi ha più bisogno, per tutto quello che una città con la C maiuscola deve poter fare. Il 5 luglio 2018 ci stiamo incontrando, quindi. Intanto ci sarà questa targa apposta già nella traversa della via Bessarione, che è un'importante arteria di questa zona. E stiamo ricordando Filippo, grazie alla testimonianza di chi lo ha conosciuto, come vedrete più tardi, ed apprezzato quando era vivo, e compiva ogni giorno il suo dovere di dirigente pubblico con rigore, stile e una particolare tensione all'innovazione e alla giustizia. E adesso, come vedete, abbiamo già svelato la targa che introduce a questa piccola aula di formazione, di cambiamento, di sostegno. E condivideremo più tardi un focus dedicato proprio alle buone pratiche per la prevenzione della corruzione sviluppate nei paesi a maggior tasso di legalità, dove non si conta alcun morto ammazzato per mafia.
e proveremo a capire perché nel nostro paese il rischio corruttivo resta ancora alto e cosa possiamo fare noi, ciascuno di noi, amministratori, dirigenti, dipendenti, cittadini, tutti insieme ad uno per guadagnare la fiducia dei cittadini e per offrire loro una buona amministrazione. Questo è il nostro sforzo, di offrire una buona amministrazione, imparziale, attendibile, come l'hanno sognata e descritta i padri e le madri costituenti 70 anni fa. Ricordare per non dimenticare, ma tutto questo non basta. Nella nostra terra di Sicilia, dove si può fare un vero e proprio itinerario della legalità, passando di strada in strada, di contrada in contrada, a leggere le lapidi di tutte le decine e centinaia di magistrati, giudici, politici, dirigenti, carabinieri, poliziotti, sindacalisti, cittadini ammazzati dalla mafia, ricordare è un dovere civico, è un rito laico di grande intensità emotiva ed educativa. Come ci ricorda Don Ciotti, neanche Filippo aveva tutto questo piacere di morire per essere ricordato e celebrato ad ogni anniversario. Voleva vivere e godersi la sua famiglia, il lavoro, gli amici, scusate, ma per noi è importante. La sua bella Palermo. Non è tanto la memoria della sua morte, ma la memoria della sua vita spezzata, che è scomoda e che ci deve sollecitare ogni giorno dell'anno, ogni istante della nostra vita, a vivere pienamente il nostro servizio.